RCFM, Didier Aostra, Giancarlo Marsi. Buongiorno a tutti e salutiamo in un quelli che ci vediamo in un'altra via stella e poi libreghiamo i sicuri di Bassa una bella stonda con noi. D'idea vostra, come di regola, ebbene, via a parola, allora ci appiale, impadronitevi, se posso dire così, di questa stonda di lingua e venite a sperte vostro usare con noi. Oggi è un nostro invitato pronto a scambiare con noi e Gian Claudio Acquaviva, ci ha da parlare di sicuro di Lesciuda, di suo disco nuovo, per il gruppo Avilita, porta un nome di Alconi e poi benvenuto per partecipare all'emissione per scambiare con voi. Sentiremo fra l'altro due canzoni no, in Cudre, sono i gomi Cascimida e poi Gian Claudio ci canterà di nuovo altre canzoni conosciute dal gruppo Avileta. Allora aspettiamo come di regola al 04 95 38 28 28 da noi da oggi due memorati a tecnica, Giulio Nigoli che aspetta il nostro telefono e Nicola Di Giacomi in regia. Jean-Claude Acquaviva, buongiorno. Salute. Salute, salute. E contento assai di essere con voi e di fare l'emissione oggi. Allora, si degui con noi, non t'avrei ensemble da voi stamane per parlare di Suiscuno, ne ma parla di Sigur, ma sta a sentire qualche ridaio. Prima di tutto, una parola, forse non t'ha l'emissione, non so se vuoi eseguidare assai o ogni tanto. No, eseguida spesso, quando uso, per o più quando uso ma vittura. Ma si degui, quando uso qui, chi gira e quando uso vittura, quando mi spiazzo, perché chi si no... spesso casca ad un momento che si ripetiamo, travagliamo, ma quando, spesso quando ricordo la lume, io veramente amo casa, che sto onde un veo, onde un oggi, scusate, a fatica comincia a essere guida. Dunque, quando ricordo, sto assente spesso, dunque conosco un po' oggi i nomi, i numuci, quelli che chiamano. Allora, spero che un po' che hanno partecipato con noi. Allora, su Iscuno, prima domanda, allora, forse che ci avete risposto già, ma per i nostri amici di Didea Ostra, porta un nome di Alconi. Allora, semplicemente perché hai scelto su di Durugosti? Allora, abbiamo scelto su di Durugosti per parecchie ragioni, ma... Allora, la va bene di nuovo, eh? Allora, voilà, allora per parecchie ragioni. A prima era ragione, dicevo che devo prima destro che ha cantato, Valentina, comincia adesso dicendo un giorno per scalare ai vecchi balconi. Ma questa è un giustificato, mica ho fatto di chiamare Isco i balconi. I balconi perché i balconi sono questi luoghi, sono appicci nelle nostre case che ci permettono di essere entrati fuori, di essere in casa, ma di noi di essere in contatto con fuori, con l'altro. E come su disco è nato durante un confinamento, e che i balconi hanno contato tanto per la comunicazione tra gente che radiosa, c'è parso interessante di fare un travaglio nanta o balcone. Allora, una prima telefonata, allora, e poi sentiremo di nuovo a mano, ma prima c'è Pedro Santucci, giusto appunto c'è un liam, una lea con Isco. Pedro, buongiorno. Buongiorno Ioan K, saluto a Jean-Claude e saluto a tutti gli auditori. Allora, giusto appunto, Pedro, non so se avete guidato l'emissione da voi o al principio, ma eravamo in traccia di presentare il disco nuovo e fra tutte le canzoni c'è... Anche io telefono. Ah, d'accordo. Donc, questa canzone Cabruna che ne mi sentendo da qui a poco, se vi permettete, vi posso mandare già, voi come l'avete, o perché, a storia di questa canzone, e poi dopo parleremo della collaborazione con Gian Claudio. Beh, appena longa la storia, ma cercate da portare appena. Alla corsa, se vuol dire che io sono come quelli che giunti in certi luoghi sentite parlare i luoghi, sentite e risentite parecchi affari. Dunque Cabrunale fu veramente una scoperta per me originale, dice Raggio, e quando sono giunto usted gli ho detto solo scrivi qualcosa. Ecco, questa è stata la prima reazione. Dopo ci sono giunto in notte e se poi ci unisse dei notte a un mese di giugno così, poi deve avere un affare veramente interessante di chi uggiasse
quando posizionano un abitro che ugia su pisate luci e ugia su bimbi da guardia via in Roma comunque la vuole dire anche quelli con la zona su frigio luminoso in cielo e questo mi è venuto veramente l'idea più forte di scrivere ma un film di amica alla fine bon. E dopo si sono affaccato per da sotto a Caprunale e abbiamo avuto un piacere di scontrare un anziano pastore che è Antonio Simeoni di Montestremo e mi ha spiegato tutto veramente la vita che c'era in giro a Caprunale e si luoghi di Montagnera e tanto mi è venuto meglio di scrivere qualcosa e dopo gli ho avuto il piacere di vedere a Jean-Claude in Ajaccio e Jean-Claude non gli ha parlato appena, ha detto ma mostriamo appena questa canzone e lui no Caprunale quanto a me gli parla qualcosa non so mica di Bossomana ho un'impressione perché forse mica tutto ognuno conosce Caprunale di un caso in montagna chi si trova una oca quasi che stava sente ciò che lui già Jean-Claude qui non tei balconi un balcone quasi che si può ripetere che è un balcone in Noel lui è una facca d'oggio se può dire è una oca sotto la paglia orba diceremo per farvi capire e chi dunque comunica tra un iolo e Uvalazzo è un mazzolino dunque è un luogo veramente mi fa pali e proprio c'è un giasso di Caprunale dunque sicuramente questi tutto lungo il giasso c'è un pochi di nomi non conosco mica io ma non sono mica pratico ma abbiamo visto un bello riburto un giorno abbiamo visto un filmetto conosciuto montagnere tutto dunque si sa che è un luogo veramente miracoloso ricco di storia dunque e questi si trova sotto, diceremmo, per farla capire, in montagna, una oca sotto la paglia orba. Allora, Gian Claudio, sa collaborazione, o perché di sa scelta? Allora, la collaborazione anche per Santucci è un comincio mica così a Caprunale, poi abbiamo fatto... Scherzi veranini. Voilà, scherzi veranini, non so quanto grandi che abbiamo fatto con Daniele e Paolo, d'altronde siamo un traccio di droga, siamo un berchita in Sardegna con di Bonaventura, ci sono torna a poesia e vedo tre o quattro che sono state messe in musica su Bogu e che hanno essere cantate. Dunque la collaborazione con Pedro Santucci è una vecchia storia. Mi ricordo che era andata a bere 10 o 15 anni fa in casa sua quando lui sta in Berilli? No, quando lui sta in Corti. Ah, in Corti. Obietta, ricordi che era venuto a bere Ma ricordo benissimo. È un tempo basso. Bon. E dunque, allora perché sta collaborazione qui? Perché chi? Quando lui mi ha parlato di sud-est, ha detto noi cantiamo a Montagnier. Allora, ciò che dico è un affare, ciò che dico è cose francamente. Yeah. Io montagna ne faccio mica. Non ho mai fatto, io sono pas bon, sono una uccia. No, ma non una uccia. Guarda come sono bianco, io un po' come mi uso è nemico, ma dunque montagna ne faccio mica, ma ho cantato a Montagnier e tutto il mondo a Montagnier in Corsica è un inno. Ah, si può dire così. Tutto il mondo la conosce, tutto il mondo aveva cantato, tutto il mondo aveva cantato. E quando Piero mi ha fatto vedere la poesia, mi ha fatto sentire la poesia nante Caprunale, ho detto questa cioè una cantiamo noi, cioè abbiamo una surilluccia come una seguita della montagnera ed ecco è ciò che abbiamo fatto. Allora, ma sta sente, Pedro, a ringraziare assai? Allora ringraziamo a voi e soprattutto giusto una secondusa ci vorrebbe stare sente per l'artisti ci vorrebbe che il confinamento ce ne fosse parecchio. Non dite mica questo Obi, non dite mica abbiamo fatto un spettacolo con Calbi, abbiamo fatto le canzoni e spiegavamo chi ma mi piace questa finezza e spiegavamo chi Wisco era nato durante il confinamento e beh ci sono state gente che sono venute a me e mi ha detto non di più questa falla finita perché noi confinati non vogliamo più essere. Abbraccio e soprattutto ti abbiamo mandato un disco, non so se tu l'hai ricevuto ma però no
Voilà. Bon, allora, è uscito su Borgo, ma cioè che non ho di mandi, o che non ho di bordo, o di bordo, perché... Sera. Voilà. Sera. Ringraziamo. Maria Beggi. Grazie a voi, e ciao. Complimenti, a presto. A Beggi, a Beggi. Faremo passare la parola a Madu, ma prima, stiamo a sentire questa canzone, e poi dopo parleremo di noi, di Evio risonante a questa canzone, perché sono rigacciato da un film che escerà da qui a poco, non ti abbia stile. Stiamo a sentire Cabrunale. E nome di tempo un teso, bibiglia sentimento, dice più comunimento, ciò che fu e ferma Gesù. A rilogio e stagioni ci si grogiano e sfiere, dico le falem preghiere e chissà quanto perdoni. Cabruna. Da pianure a cimale, da pianure a cimale. E luogo che tempo visto, spicciga come l'albore, sabe vive pruisto, respirano tanto amore, muriscali e ricciate, chi di mani sanguinate, nanno sempre lo calore. Cabruna. Ma servo più che padrone, ten aperto un librone, l'anima di Birusillu, e con gli occasi viste di silenzio non te colma, si spezia tra i rom, montagne regiliste, Cabruna. Rigacciato da Uiscu, Davide Uiscu, no, che porta un nome di Io Alconi, scritto da Pedro Santucci. Piemuamad, e poi dopo rimaneremo in ta viori di noi passati, che forse quelli che ci stanno a sentire non mica visto, ma quelli che ci hanno avvidia domenica poi erano ere. Amado Gonzalud, ringrazio Bartigiba. Buongiorno, Amma. Salute, salute a vostro invitato. Salute, Amado. Salute, salute. E salute a Pedro Santucci. Ecco, cosa la canzone. Allora, mi stiamo a sentire, ma non so se vede qualcosa di preciso o mica, allora, perché dopo Jean-Claude ci aveva passato qualche espressione, qualche parola. Non è che una, ma voglio dire che
siete sempre o più alto arcone e mai o più basso scalone. Eccoci per esempio. Mica mai. Ah, è magnifico. Bravo, bravo. Mi scordavo, un saluto a Paolo Giansigli. Ah. Io cosa ludem che ci sta a sente e che ha partecipato a noi da poi questa mano a parecchie missioni. Ci conosciamo. A giocare qualche parola così, allez, qualche detto. Perdiamo mica gli insulti e lo spirito delle missioni, con piacere. Questo non ha avuto quanto è vero in dorso. Allora, non ho avuto quanto è vero in l'orzo. Da dice, non ho avuto sappiato una gribbia, non ho avuto quanto è vero in l'orzo. Per esempio, quando una fiera entra in un chioso che lo c'è l'orzo e vediamo agacciate con una cattiva maniera. Ah, yeah, agacciate di maniera appena secca, diremmo. Oui. Dunque, questo dice che ti sei che si è piaduto una gribbia, no? Si è fatto scuzzolare. Quanto una fiera in l'orzo, si è piaduto una gribbia. D'accordo, o goccio, sì. Pensiamo a Elo, eh? Disgraziato. D'accordo. Dopo che una persona che ha opere cinque ide. Una persona chi? Una persona che ha opere cinque ide. Allora, come ci appena la questa? Credi una persona che ha opere cinque ide, se può lasciare qualcosa non trovate più. Ah, manivella. Una persona che ha opere cinque ide e cinque ide. D'accordo, interessante. È bene che si faccia. Uvaggio là non c'è un bacino. Quando devo portare qualche... Quando devo portare qualche sia, li fate fanno portare che ho portato... O dirate così. Parlo pugini, c'è ça. Allora, ribiato così aiuta un po' di scrivere, per piacere? Uvaggio là non c'è un bacino. Uvaggio là... Non c'è un bacino. Eccoci per oggi, vi saluto a tutti. E continuate così a cantarci. E continuate a partecipare, ringraziabile Amato. A beggi. D'altra telefona, puoi di nuovo contattarmi, pagina Messenger di Giancarlo Marsili. Prima di va passare a parola a un'altra persona, io giusto appunto se vi ore sono rigacciato perché quando avete fatto registramento allo studio L'Angelina in Jean Bernard Rongigogne, a tempo si vede un documentario, un'altra creazione di Suisse nuovo fatto da Catirocchi. Allora, è un documentario che adesso è in diffusione il 27 ottobre. Non ti abbia stella. E c'è stato dando quando noi registriamo, quando eravamo tra i compi, c'è un lavoro che è stato fatto, che siamo filmati un po' con un clip, come lo si dice. Ma di modo più qua calma. Ecco, non è mica un clip, è estratto da un documentario. Dunque, non farvi passare ad ottobre, sì. D'accordo. Allora, Maddalena è qui con noi. Maddalena, cosa ludemo? Buongiorno. Saluta, Boio Ionca, saluta al vostro invitato. Salute. Non voglio mica chiamare, non so, oggi sono gli altri Molella, sono commossa, bon, allora. Ah, non è mica, commossa è che è diverso, fai di parlare con me? Di parlare con Ah, mica con me. Ma questa è l'abitudine. Esattamente, ma con Claudio c'è qualcosa di particolare, che diceremo. E come che c'è qualcosa, allora, ne approfitto più stato. Abbiamo fatto le canzoni insieme. Le canzoni, io un poco, io. Sono mica a capo di... Ma da spiegare. Ah, yeah, allora, le spiegate. Allora. Volevo dire che... Perché dopo mi scordo io principale. Bon. Volevo dire che... tutti i vostri invitati, conosce più o meno, ma con Gianclaudio non fa fare. Bon, lei è più diversa. Bon, c'è un qualcosa d'amigale abbastanza anziano, sia come Violo Laurent, i primi corsi chitarra moviole, tutti quelli. Bon. Beh, ce la fa. E poi 35 anni. E di nuovo appena artistica, come voi dicevate, Jean-Claude, musicale, poetica, come voi volete. E dunque, sono stata, voglio dire, Bianca, che sono stata gommosa, assai, di avere a passione,
il rispetto, l'attenzione che vede Biado per la vostra interpretazione di la canzone di Wabo, di Maggia Corsa. Ah, Cubidalba, non trovisco nulla, l'ultimo. Non trovisco nulla, francamente, tutto ciò che potete messo. Sì, c'è François Ragni con voi, canta in un convoglio. Sì, che François, che lo mi scusi. E poi, bon, dopo, io ringrazio di noi per l'onore che l'ha fatto di mettere di noi sempre in musica dell'ultimo disco di Vidalba. Amo poesia, città che non era, e un passavo a manco che l'era diventata una canzone. È stata scritta così e è piaciuta quanto a me a Jean-Yves Acquaviva, non so come l'è giunta a quella bassista, all'altra Acquaviva, a Gian Claudio. Ecco, dunque questa è già una regione personale. D'accordo. Dopo passo radio a qualcosa di più generale, c'è radio l'artista completo che lui è, che lo sia di Gante, di Bolivonia, di scontri, tutto ciò che lo va già diritto a manca, o teatro, con questo allora tutto ognuno a sa, E poi in più c'è l'uomo impegnato in parecchi umini, dice radio non da che irriti l'uomo e i goletti antimafia, sono due cose che so quantunque un'amica scelto a vagilità. Come un'amica scelta la vagilità in un dominio artistico? Questo l'ha detto anche lui stamane, aggiustata sempre all'emissione di Marie Bronzini. Non so, come ha detto, de niche. Un produit de niche. Un produit, bon, è vero che non è mica vagile per tutti, d'accesso. Bon, e ben, non da se io i cosi gusti, per giugno, e ha già assistito a una conferenza da un professore dalla Santucci, che è interrogato tempi fa, Ionca. È intervenuto così, ha capito la difficoltà di unire a mettere d'accordo queste due cose che parecchie volte sono contraddittorie. Per dirmi, ecco, tutto questo per dirmi l'uomo completo che lei è, ecco. Voilà. Non voglio mica allungarmi. No, ma sono contento che, perché è Zabia, ma mi sono detto forse di parlare di Sigumbati, di dovete disimpegnare i riti, l'uomo, Sigumbato contro la mafia. E bene, forse chi mi ha dell'occasione, e poi più della parola, di forse chi dice che viva muore, chi giusto appunto abbeo i pericoli che forse sono qui sopra il nostro bobo, il nostro paese. Complicato forse a un momento. No, è complicato perché secondo me spesso allora allà risponde anche con una biruette una cacauetta spesso quando tu pigli posizione in dominio come questi spesso trovi gente che ti dicono lascia agora, fai da fare, non ti occupare, questi sono... È già un segno. Io dico spesso, ma io non posso mica lasciare correre, non posso mica stare senza guardare e senza dire questa non c'è mica che ne avviamo, perché se non siamo mica capaci di fare questa, ai nostri viori la malagalli a verra. A un momento ce la mettesi al balcone, ecco, e di ciò che uomo pensa, ecco. Così no, dopo di una strada che è aperta a un importaghe, e ciò che mi va per ora in radio è che di più c'è su Berrigo qui Après ça tout che gli si sbroglino, sono mica in nostra fa. E c'è una certa di fatalità, mentre ecco. che può vincere gli spiriti. E dunque, se non vogliamo mica, che la nostra società borghi una caderno, ci occupassene, cioè di cose che non ci dispiacciono, cioè di cose che non ci parlano mica normale. E allora io... Allora, spesso dico, anche pure quando non vengo serratica, quando faccio presentazione, dico, sapete, ho fatto via parola per un artista e a tempo
fagiolissimo, perché ci sono i predatori, ma di non è poi di non difficile, perché non vogliamo mica essere non più non vogliamo mica fa lezioni. Perché poi avete gente che ti dice no, ma tu contenta tu, di cantare ma stata età già fa canta Maddalena, ringraziabile, bella giornata, un abbraccio. Gian Claudio, forse stiamo sentendo una canzone, mica una canzone di io, forse una canzone di Uisco, ma cantata da voi direttamente, qua a guitarra. Allora, aspetta, già via, ma già appuntato. Fate. Io intanto ne approfitto veramente ai nostri amici che ci hanno telefonato, per noi partecipare. Dopo, da qui a poco, di noi, Jean-Claude arriva tu da qualche espressione che girano su Bossui così, espressione che hanno un rapporto con le lettere, non è mica i più, ma forse. Badava esobroboce da qui a poco. Se vai di noi una testimonianza a portare o qualcosa a domandare o a far passare, e beh sì, tutti di sicuro benvenuti. E dunque, stiamo sente ben su Saltere, hein? E dopo parleremo di Saganzon. Allì, stiamo sente. Saltere scolpito a nontà all'uso bruscio, savronte di Aiana, in due tu passerai quando la sera allora di lule ti mora mai. Ogni lettera scritta per pure ricompone i tuoi agli fatti, non ci sarà più scambi né manco più baratti. Un libro di ado vita ti sarà un'incritta, ti sarà Saltere, Marcello qua, io ho trovato delle cose per scritto, e musica su tutte le ostre, non mi sbaglio mica. Volteremo e torneremo a parlare di sicuro di Suisco. Intanto, pettiamo ai nostri amici auditori, voglio mandare di rivelare appena qualche espressione o parole. Allora. Interessante perché allora, mi lascio appena parole. Quando mi hai detto, ti guidi. Ti guidi. Allora, la prima espressione che poi domandare forse all'auditore se l'hanno qualcosa di nante a spiegazione, sarebbe un ci capisco, un ci capisci in H. Perché sappiamo so che lei, non ci capisci in H, non ci capisci nulla. Non ci capisci nulla. Ma perché H?
perché anche voilà, ecco questa e poi a sapere perché no, chi, no, no, io ah, una giornata no, no, e mi detto chi è lui, è lui stesso, non so come che se Luigi ha spiegazione così dice può essere che la spiegazione sarebbe questa. Allora, è interessante perché c'è quella, dunque non ci capisco una cosa, e non si sa forse da dove la vende esattamente o forse qualche sia già da lì, ci puoi dire di noi quando la ubrad, a che occasione, ma ce n'è d'altre quelle lettere, c'è allora, mica solo quella di H, eh? Allora c'è l'H, questa ce ne non so quanto, ma una che dice e se il lemme, questo è di lemme per di questo è frammesa di Dercani. Questo è Sarian in una società, quando tu dici questo è di lemme e per di il è du gratin. Il è du gratin, esattamente. È la società alta il Gerraglio. Allora perché lemme? Perché lemme non si sa, c'è una forse una c'è una spiegazione di lui. Fernando Ettori alla e dopo c'è un'altra, allora questa non è mica un'espressione, piuttosto so che lui si vede giustamente a mintamo una canzone usa il tiro, usa brucio, so che si vede non usa brucio in certe case, qualche volta si vede, si legge F 5 come 5 vradi come 5 vradi. Allora perché chi sarebbe scritto non ta se borte sopra se borte 5F. Domandiamo. Piemo una telefonata, quella di Diago Musanto, che ci chiama da Gastivaro. Diago Musanto, salute. Saluto a voi, saluto a Gian Claudio, saluto a tutti quelli che ci sono passati e un saluto di nuovo a Pietro Santucci. Ecco. Allora, 5F. Io ho pensato ciò che so. Gli dite, sì. Cioè, fortuna, fammi, va, felice, fine. Felice, fine. Ah, beh, e so che lo scrive Ettore. Ma si sa perché chi era per tutte le gasi, era unicamente certe gasi, forse... Sì, so. Se tu sai, non i chiesi, non i compagni. Ah, d'accordo. Io per me ero un operaio, doveva essere cercato in testa, doveva essere cercato, capito, ciò che ho ritenuto, era un operaio che veniva da Italia e che, era come una specie di disegnatura. Ammurava, tagliava i piedi, vedi che scarpellina, ma le parti erano italiane, e dunque segnava così, fortuna va, mi va, felice via. Fortuna, fammi va, felice vine. Felice vine. Era la sua maniera di disegnare, di fermare ai piedi che lei ha giocato. Ah, beh, questo è interessante. Allora, e concernendo la casa, beh, amico, così noi domandiamo al nostro professore Jean-Claude Acquaviva. Dando la mano, non ci capisco un H, perché che hanno scelto sa lettera di L'H? Questo non lo so mica. Manchevo. Allora Gian Claudio, se volete, è bello che si impegna di assai domini e si impegna soprattutto in tutta la sua opera, per parlare che la sia nel suo più gusti, è quella dei riti, lumi e di valori universali. E oggi ce ne ha assai bisogno da gente che portano a riflessione su minimo così, perché oggi i valori universali mi pare che li siano un poco sbattuati e che ognuno oggi siamo piuttosto in un comunitarismo a baccheggio con dei valori universali che guidano e che vogliono una società che ha veramente arraigata e che ha una visione universale delle cose. A me mi pare che la sia interessante. E poi, a sua maniera, a me, poi c'è una cosa in Antonio Anclario che mi piace assai, è a sua maniera di cantare. Quando ho sentito è particolare, canzone, mi pare che, per esempio, l'impiccato di un euro o l'avvento di Gesù, mi pare che cantata da Gian Claudio Acquaviva ha detto, capisco, di un'altra maniera,
perché quando vuoi cantare, quando vuoi a maniera che lo esprime, quando vuoi a maniera che la fa i gesti che accompagnano a sua voce e a faccia, a sua faccia, all'espressione che la via quando lo canta, la, mi pare che ci sia qualcosa che è più forte che le parole. Ben che le parole di la impiccati e di volamento di Gesù siano già parole forti, ma hanno anche più forza e hanno un significato per me che è un significato che subito risento veramente di una maniera straordinaria. Subito c'è più di penso, non so come se la hanno già detto o se lo face naturalmente. Sì. No? Sapete, allora, questo è un minuto per rispondere. Un minuto, è un peccato che non ha più un minuto solo. Ma ci riveneremo forse. Ma ci riveneremo. Vi contarai uno scambio che hai avuto anche con Babbo 25-30 anni fa. Non abbiamo maniera di cantare. Ma mi ne parlerà di Lobo. Ringraziato veramente di dirmi tutte queste cose che mi toccano per il lamento di Gesù e l'impiccati non so come cantare altrimenti, se non faccio mica questo non sono manco capace di cantare e dunque allora forse perché è di una voce che è una voce un po' straziata a me quando canto non è mica spurgolata, non è mica una voce chiara perché è alta ma giustamente per cantare su genere i canti forse straziati un poco e dunque sono obbligata. Bon, al di là del fatto che canto un senso, io no, quando canto l'impiccati canto l'olore, quando canto il lamento di Gesù, canto gli ultimi momenti di Cristo, dunque è sicuro che c'è qualcosa che deve passare a oggi, ma cantare altrimenti, sapete che qualche volta ho fatto spettacoli e mi mandavano d'un muore mi mica, diceva di sta fermo e dico sempre un po' so mica. Diago Musanto, vi ringrazio di essere intervenuto e poi vi prego una bella giornata. Anche a voi. Ringrazio abbassai. A beggi. Comunque, spiegate l'affare di vostro uomo e la vostra maniera di cantare certe canzoni. Allora, quando noi cantavamo, quando noi facevamo serati in Balagna, una volta venne a beggi, a sentirci cantare, o Moabu, e un domani passa bene in casa e mi face sai cocco face è bello che può fare è bello francamente ha detto mi face piacere molto più che un uomo non era mica troppo musicante e lui era un commerciante al principio non ha manco capito troppo che via o cantare eccetera eccetera ma tanto mi dice poi una parola di un babbo che ben felicità face piacere e mi dice no è bello che può fare è bello ma senti che c'era qualcosa mi face ma comuniti perché ha detto vabbè ha messo chi buia mica io verità buia mica io che era stato disturbato da una maniera di cantare ma dice come gli hai pego quando tu canti tu si vede luce la passione e tanto vai a sai i versi e dunque quando tu canti si appassionato e si fa i versi allora ha avuto la paura ha detto e face, ma attenzione più, face l'affare, o più importante, o problema, non è mica che tu fia i versi. Ha detto allora, è cosa? Ha detto, e chi l'altro ne facciamo mica? A Buianuva. Questo è vero. Allora, c'è sempre questa domanda, e poi ci rivenderemo, non ci capisco una haka. L'affare di GFF è stata detta da Diago Musanto. E se l'M, la lettera M, se avete una risposta, oppure una riflessione, non ci interessa, ridruemo il nostro delevo. Un guido che ci chiama, penso che gli è pestrato, ma lo salutiamo. Guido, buongiorno. Gli è arrivato. Siete giunto. Io sono giunto. Allora, Cimino. Chi Cimino? L'immense. Ci capisco un'acca.
benerebbe di chi l'acca di sola lettera con un'amica zono. Si pronuncia amico. Ah, questo, so, un significato che lui ha detto che è questo qui. Attenti, chacun ses références, Guillaume. Boy, c'est Brecht, Bertoldi. Moi, c'est Brecht de Nice. Tu es comme le H de Hawaï, tu ne sers à rien. Et lui, c'est sa gauche. C'est ça. Ognuno est arrivé à Rennes. E questa è qui. Ah, beh, no, ma interessante. Amica zono, lettera amica zono. Ah, d'accordo. Il dilemma è bene di una parola migliore. Yeah. Migliore, essere di migliori, quelli di più forti, dell'elite, i sovrani. I più sovrani, d'accordo. I sovrani, banerebbe la più, ci vuoi fare questa spiegazione? No, no, ma è vero che ten Bacuisobe è antenne a strada, giusto appunto. E ne conosci di un'altra con una lettera, un'espressione così che ha la tua presente chi bivane? E ne ha una con l'O. Ah, lo di Ghana. Usa fa una di Ghana. Ma parla di culo, cato po. Oh, no. Allora, ma come è l'espressione? Un minuto più. Andate a piale in qualche luogo, è questa? D'accordo. Ma qui dice... No, ma in Bastia... Chi di Bastia c'è, a 100-200, è vero che questa si sentia spesso, o forse che si sente appena in meno, in uve. Si sente di meno, ma si sentì assai. D'accordo. E Asabia della fare dei 5F, fammi. No, 5F no. Fortuna, no. Faci fammi. Allora, fortuna, fammi va. Felice vine. Felice vine. Questa forse che un giorno se qualche sia costruisce a casa per ammettere FFF, ecco, a un confonde, a un confonde. Guy, vuole da giustare un'altra cosa? No, babà, ma faccio così di sempre. Eh beh, noi assai, agli avvenimenti città c'è un po' che riconosciuto la vostra voce subito, Ho studiato il suo rapo, che c'è bello. E che c'è bello, in uso, soprattutto. Qualche, no, ma oggi ce ne parecchi, forse diverso, Che hanno stampato, Eh beh, forse sono le redi, i violi da Villetta. Ecco. Una bella giornata a Rubiège, A ringraziare Bia Beggio. Interessante l'affare di Wash. È vero che è una lettera con 6 anni. Non mi casano. Allora, ma sta a sentire un'altra canzone di Suisse con i Walconi, con il gruppo a Villetta. Questa canzone che si intitola Ugego di Buenos Aires, per pronunciarla di Mogureto, scritta da vostro fratello, la musica è vostra. E noi, due parole prima di sentire la canzone. Allora, Ugego di Buenos Aires è un poeta borghese. Che un fratello e io, borghese, li di Massai, ne scambia Massai in Antaello, di boi quasi 30 anni. E perché va giusto appunto? Perché Baba ha scritto un so quanto affari chi piace questa capacità che la Borghese di mintua, nostro presente. Quando lui dice in ogni uomo c'è qualche sia chi ha elusolo è greco è cartaginese è genuese, dunque tutto questo è una canzone, è tutto questo è una canzone, la sua capacità a dire cose di letteratura adubrando, mentuando tutto ciò che fa la nostra storia universale d'uomo, e dunque ha scritto i suoi poemi, i suoi libri, la sua opera in generale, sono affari straordinari. E Marcel, che è appassionato di Borghese, di voi che le ha origine, che è stato origine,
e abbiamo spartito questa passione, parliamo spesso di scritti Borges, e quando è stata una questione di va pure meno, ha detto tu mi fai un testo non ta Borges, oppure non ta altri poeti, yeah, di Pessoa, e mi ha scritto San Faro, non te oggi Buenos Aires, che è bellissima. E a stiamo a sente subito. Spai di garello qui mi dievole intessi so cansati scendo una stazzona un fuoco in trasforo che mo si è odoviato si son garmigliati in garmigliati. Spettio dentro a un labirinto e udo sguardo franco di tanti fiumi a dove la biblioteca adesso una mattina finto ma ad un l'alterive giochi qui le lumi giochi qui le lumi terribile. Allora il imbarco maroso luare e se tu creai lo spazio sul chi ti ha e d'obbagine so se sconfina chi ha domanda sua e bella appuntia. Posta ultima galla,
Ugego di Buenos Aires a Villetta, i Walconi, è un film questa canzone, francamente. Allora, riveniamo in qualche parola, non ti avisco, diciamo all'inizio dell'emissione che di un disco, enfin, l'hai presentato in questa maniera, spugliato. Ma è vero che tutte le voci che si intrecciano così, sono gli strumenti sono bossovi di suo disco così. E non c'era mica una paura prima di gaccia suo disco, di rivenire la canzone in perché durante la nell'anni forse che il pubblico avete il vostro pubblico qui in Corsica ma ne avete non assai al di là di Corsighella non è mica si addirizza a tutti su disco o mica o forse allora tagli francamente se devi conosciuto in altro e vuoi venire senza vuoi offendere animo ma è una realtà penso è una realtà dunque per noi fa un disco di suo genere professionalmente già c'è un rischio perché se tu sei mica il tempo che tu metti a fare un disco l'ultimo disco che abbiamo cacciato era in 2017 mi pare Danse Mémoire Danse ma quello prima di Avilletta Zolo 2015 dunque so 8 anni dunque quando tu fai un disco e che hai un'idea di valogirà di va serratica eccetera eccetera se tu ti sbagli in un disco può essere un poco complicato dunque quando noi cacciamo su disco di canzone sappiamo è chi in Corsica ad essere accolto piuttosto è perché del fatto che il pubblico grosso ha conosciuto Avilletta Idando e qualche volta gli manca forse Avilletta Idando per un nostro percorso professionale per il più femmo, cioè dire cose come le so quando noi avevamo sono mica 70 serati che ne avevamo 10 o 12 in Corsica il resto avevamo io lavorato assai a stranieri in continente eccetera eccetera un'ultima telefonata Simone da Beirigio Simone buongiorno cosa è Giancarlo? Salute. Vista ma sente. Aiuto Casaro, Ah, non c'è posso un'onda. ma non mi passo mica bene. Ah, d'accordo. Per l'onda. Ora, un posso mica bene a Sciusciabbi, Inteso appena l'emissione. Yeah. Tutta. Ma fa conosco la storia perché Pedro si mi dico Pedro e Pedro mi ha detto, hai letto la poesia di lui, tipo che non l'ha fatta. Yeah. E di vera che un cabronale è un luogo speciale. Cabronale ha una storia meravigliosa, che ha palizzato di noi parecchi affari. Che cabronale, quando gli francano un cabronale, che erano i vecchi e i babbi famiglia che erano capi pastori, si passava meglio. Ma dopo, quando è stata quella vera di 14-18, erano tutti mobilizzati, si sono ritrovati i giovani. Per Pontagna in Piedià e che dirige Wande era un giovane di 14-15 anni questi sono accadute non ti accabronare sono accadute strage mule che sono cascate cui si dedicano le gove e poi tante altre per questo è quando mi sento quando mi leggo la poesia di Pedro quando muore i scaloni e Ricciade e si logacci si girate quello che conosce la storia gabbronale pensa a fare gusti è qualcosa che emozione è qualcosa che piglia e zippe di un gabbronale di mitico e per quelli che lo conoscono conoscono la storia gabbronale è vero che è qualcosa di importante di importantissimo non la nostra storia non la nostra storia montagnola a tutti i livelli e Pedro ha fatto di fare questa canzone che era un pezzo che non ne parlavo me ne ha sempre parlato e poi ebbene in occhi messa in musica non so mica posso mandare c'è un po' di quelli che la canta se l'è François che lo si faccia una falata da Cabronale a Pusca dopo la da risente meglio Alice Radio perché ti passa un messaggio Simone mi dispiace perché di un giorno basi a fine dell'emissione ma ti ringrazio di aver testimoniato di essere intervenuto in dell'emissione mi prego buona salute per il vostro gadare e ho piacere di questi giorni eh.
passerà questo. Allora, ringraziamo per queste precisioni che sono importanti. A beggi. Simone Cavaliero è nuovo, conosciuto e che batte a montagna da poi l'anno e l'anno. Giungiamo a fine l'emissione, di sicuro preghiamo una lunga e bella strada fiorita su Isco, i Walconi, a Villetta in generale. È stato un piacere, un onore di fare l'emissione con te, per cui nostra amica, di ringraziare Ugo, Julie, Nicola, Domè, sono scordo di non ebog che ne mi scusino. Allora, ti prego più bello, ringraziata, sai. E dico ai nostri amici auditori, telespettatori, quelli a Umenica Nantabia Stella, a presto, si dio, e a un piacere, onde stior. A presto.